Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi faremo il secondo video eh, in collaborazione con NBiz. Andremo a realizzare un braccialetto davvero molto molto semplice da fare con materiali altrettanto semplici. Ho visto dalle visualizzazioni, anche dai commenti, che il primo vi è piaciuto tanto. Quindi, eh, magari a volte le cose semplici eh, piacciono anche tanto quanto eh, le altre che tendiamo a fare sempre più complicate con tante perline eh, anche mh, costose. Eh, e queste invece sono cosettine che eh, sono più alla portata di tutti e eh, soprattutto abbiamo tutte in casa quindi è più semplice realizzarle. Eh, quindi eh, volevo dirvi solamente che nell'info box troverete il codice sconto e tutti eh, i codici del, dei materiali che utilizzerò oggi. E anche un'ultimissima cosa, vi devo dare questa notizia un po' eh, triste: eh, che il contest dei 1000 iscritti non si potrà fare. Perché eh, sentivo il video di Gabriella Casano, se vi interessa, andatelo a vedere, ehm, dove appunto spiegava che ora eh, fare un contest su YouTube è parecchio complicato perché eh, bisogna mettere di mezzo un taglio e fare le cose proprio in regolissima e quindi a me sinceramente non sembra il caso di fare tutti questi pasticci per un contest, quindi niente, per farlo in regola bisogna fare così, eh, quindi sinceramente mh, non sto a fare queste cose e quindi preferisco rinunciare eh, e niente, quindi il bracciale in questione è questo qua, Eccolo qui allora, praticamente abbiamo eh, appunto questi bicono eh, qui ho lasciato questa parte vuota, eh, con sopra una piccola decorazione. Qui eh, di lato invece abbiamo le 11.0, anche di qua, le 11.0 appunto così eh, che formano come una catena in pratica, come due catene eh, inserite e qui eh, alla fine un bicono. Poi naturalmente anellino e moschettone li ho utilizzati in acciaio. E niente, questo è il braccialetto, se volete questo è il retro, potete lasciarlo anche così semplice naturalmente oppure riempire anche questa parte qui vuota. Eh, e niente, io spero che vi piaccia e vi lascio quindi alla lista dei materiali. Quindi per realizzare il nostro braccialetto avremo bisogno di 11.0, vi mostro anche meglio da qui la colorazione e il codice. Questo violetto molto molto carino. Poi avremo bisogno di 15.0 il codice è questo qui. Poi ancora di 8.0, bicono da 4 mm e infine moschettoni e anellini. Allora. I moschettoni, eccoli qua. Ok, naturalmente tutto in acciaio. Eh, due anellini, e poi eh, ago e filo. Io utilizzo il mio solito pony da 11, e eh, il filo è un 016. Allora, come primo passaggio, dovremo prendere una 11-0 e un bicono per quattro volte. Poi subito dopo chiuderemo cerchio e taglieremo il filo in eccesso, quindi la sequenza è questa qui. Dopo di che appunto chiudiamo cerchio e tagliamo il filo in eccesso. Ecco qui, abbiamo terminato il primo passaggio, adesso esco da una eh, delle 4. 11 0 e andrò a prendere un bicono una 11.0 e un altro bicono e mi vado ad inserire direttamente nella 11.0. Eh, scusate, mi va fuori fuoco perché ho aumentato la luminosità. Allora, mh, quindi mi inserisco sempre nella stessa 11.0, ma se sto uscendo da sinistra, rientrerò a destra. Ok quindi tiriamo il filo e io adesso ripasso all'interno di tutte le perline che ho appena inserito quindi rientro nel bicono nella 11.0 nel bicono e nella 11.0 di partenza dopodiché rientro Nuovamente nel bicono, e poi nella 110 centrale, quindi risbucherò sempre dalla 110 eh, dell'ultimo passaggio e proseguiamo questo passaggio eh, fino ad avere. Dobbiamo trovarci in una fila 16 bicono. Ok, quindi terminata tutta la sequenza. Eh, come vi dicevo, eh, nella stessa fila. Abbiamo raggiunto i 16 bicono adesso, come notate, eh, nel primo passaggio ne abbiamo inseriti 4 quindi all'interno rimane vuoto, invece, in tutti gli altri, all'interno, abbiamo una 110. Quindi adesso, qui eh, da questo lato, faremo la stessa cosa, che da questo. Quindi, per fare ciò, dobbiamo sempre uscire da una 110, quella centrale, e prendere. Eh, questa sequenza, qui un bicono 1 11 0 un bicono 1 11 0 un bicono 1 11 0 un bicono, quindi un totale di 4 bicono e 3 11 0 ci inseriamo come sempre dall'altra parte, quindi dall'altra estremità della 11 0 centrale e tiriamo il filo. Okay, e quindi così avremo eh, lo stesso lavoro eh, sia da un lato che dall'altro. A questo punto, tiriamo anche il filo, bene, in modo che tutto si eh, fermi, e ripassiamo all'interno di tutte le perline, di queste ultime ehm, qua del bicono, le 11.0, in modo che eh, tutto il lavoro si stabilizzi per bene, anche perché. Eh, io preferisco per ogni passaggio ripassare completamente tutto, l'ultimo in modo da eh, irrigidire bene, che altrimenti i biconi si muovono un sacco. Oggi ho messo il cavalletto particolarmente basso e quindi faccio molta difficoltà a lavorare così, e niente, mi riporto ad uscire sempre dalla 110 centrale, quindi questa qui. Ok, quindi a questo punto uscendo da questa 11.0 prendiamo 4 11.0 e ci inseriamo sempre nella stessa 11, ma dall'altra parte. Ecco qui. Adesso ripasso all'interno delle prime due solamente.

21, 22, 23, 24 e 25. Le porto naturalmente tutte in fondo. Ok, in questo modo. Ok, quindi prese tutte le nostre 25 11 0, prendiamo adesso un bicono e 4 11 0. E anche queste le portiamo tutte in fondo. Ecco qui. Adesso rientriamo all'interno del bicono solamente. Ok, tiriamo bene il filo e inseriamo nuovamente 2511.0. Quindi vediamo come prenderlo per non mettere le mani in mezzo. Ok.

portiamo ancora tutto in fondo al filo e a questo punto ci dobbiamo inserire Ve lo mostro meglio da qui metti a fuoco nelle 2 11 0 quindi prima eravamo eh, in questo senso qua ok siamo usciti da destra e adesso ci inseriamo in queste 2 11 0 e quindi la nostra fila eh, di 11 0 seguirà così ok naturalmente poi andremo a ripassare in modo che i due fili rimangano fermi e stabili perché devono appunto stare dritti e non così naturalmente perché il filo ora è morbido ok quindi ripasseremo eh, nuovamente e faremo la stessa cosa anche dall'altra parte Ok, quindi una volta che abbiamo ripassato per irrigidire bene l'ultimo eh, passaggio appunto eh, di tutte le 11.00 eh, e prima quindi di arrivare dall'altra parte per fare la stessa cosa, ci inseriamo all'interno eh, del, dell'ultimo quartetto di bicono. Eh, esco quindi da questo qua, quindi ho saltato, sono entrata all'interno del primo, della 11.0 e del secondo e qui dove trovo i vari spazi ehm, vuoti andremo ad inserire una 11.0. Quindi 11.0 e mi inserisco nel bicono a fianco, okay. un'altra 11.0 e mi vado ad inserire in questo bicono. Ve lo mostro ancora una volta una 11 e ci inseriamo nel bicono successivo quindi questo passaggio lo faremo per tutta la lunghezza e poi una volta arrivati all'altra estremità appunto ripeteremo gli stessi passaggi che abbiamo fatto anche qua ok quindi io ho terminato tutta la sequenza e adesso andremo a fare un'ulteriore decorazione quindi ho innanzitutto saltato questa parte qui, dove al centro rimane vuoto, e sono uscita dalla 110 sopra. Quindi, quelle tre che troviamo l'una fianco all'altra. Ok, esco eh, da questa qui a destra e andremo a prendere due 18 una 8 e due e mi vado ad inserire, praticamente ci muoveremo ad incrocio. Quindi ci andiamo ad inserire direttamente eh, in quella a sinistra sopra, in questo modo. Poi prendiamo nuovamente 2 15 0 1 8 e 2 15. E se da sinistra sto uscendo, uscirò da destra al sop sopra. Di sopra delle perline, ok. E quindi proseguiamo così a zig zag eh, per tutta la lunghezza dei bicono. Bene, e questo è il nostro braccialetto terminato. Eh, a me l'effetto piace un sacco, come vedete, rimangono appunto in rilievo quindi. Mm, così è un po' tridimensionale, eh, non dimenticatevi anche dall'altra parte di lasciare vuoto l'ultimo passaggio dove i biconi rimangono vuoti, poi potete anche riempirlo naturalmente, io ho preferito lasciarlo così per renderlo un po' più particolare, ma se preferite riempite anche quella parte lì, non c'è nessun problema. E niente, ho aggiunto moschettone e anellino e quindi niente, questo è il braccialetto, provo a mostrarvelo così... Eccolo qua, è davvero molto carino, anche se oggi la luce purtroppo non rende. E niente, quindi vi mando un bacio, eh, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, peace and love. Ciao!